Una buona giornata e bentornati a Weekend Sabato. Boom della produzione industriale in Italia a maggio, nonostante il coronavirus, un forte rialzo del 42% rispetto ad aprile, che era stato caratterizzato dalle chiusure di molti settori produttivi a causa del coronavirus. Dunque, 2 mesi fa si assiste a una significativa ripresa delle attività. Tutti i comparti sono in crescita congiunturale, ad eccezione di quelle delle industrie alimentari, bevande e tabacco, che hanno registrato comunque una leggera flessione. La redazione di Speciale News Web 24 ha inviato una mail alla Commissione Prefettizie del Comune di Cerignola nel Poggiano per avere una risposta in merito al bando che riguarda le associazioni sportive con scadenza al 30 luglio, che dovrebbero usufruire del palasport di Leo e palestre scolastiche e devono presentare una polizza assicurativa da €500 per palestre e attrezzi da usare, pagare il 30% degli arretrati e dovrebbero garantire attraverso un'impresa specifica la pulizia e la sanificazione di palestre, spogliatoi ed armadietti e docce per ogni ora di allenamento. Garantiamo di averlo fatto con la giusta positività, sapendo che si può trovare una soluzione che metta in condizione lo sport cittadino e dunque tutte le discipline sportive di poter ripartire in sicurezza, non eccedendo ovviamente su costi e spese che sono state messe in evidenza in questo bando. Ci aspettiamo una risposta costruttiva, doveroso ricordare che esiste un diritto di criticare anche quando le cose non piacciono, con obiettività e senza urlare. Sull'emergenza coronavirus probabilmente verrà esteso lo stato di emergenza fino alla fine di quest'anno, anche se dovrebbe esserci un naturale passaggio in Parlamento. Questo ha voluto precisare il Premier Conte in una breve visita in Olanda, dopo che nel pomeriggio, senza parlare del passaggio in Parlamento, lo aveva auspicato. Una proroga che dovrebbe arrivare il prossimo 14 luglio, quando scadrà appunto il decreto che prevede tra l'altro le modalità di ingresso in Italia e la sospensione delle crociere. Per lo spazio dedicato all'approfondimento ci occupiamo della notte bianca della poesia che Speciale News Web 24 ha realizzato 2 settimane fa. Abbiamo realizzato in questi giorni un'intervista con Anna Santoliquido, presidente del Movimento Internazionale Donne e Poesie. Vi facciamo sentire la prima parte di questa intervista. Web 24, Anna, a distanza di 2 settimane dalla notte bianca, quali sono state le sue emozioni? Beh, la Notte Bianca è un appuntamento oramai consolidato e quest'anno l'abbiamo fatto da remoto perché insomma il Covid ci ha creato qualche problema, però non ha spento gli entusiasmi. Quindi una bella serata, ben condotta, complimenti sia a chi ha Grazie. organizzato ma anche a chi ha effettuato i collegamenti. Quindi è stata una serata spumeggiante, piena di poesia, piena di buone volontà, perché tutti quanti siamo stati propositivi. Quindi certamente un evento pieno di emozioni, di sentimenti, ma anche di prospettive per il futuro. Senta Anna, il suo Movimento Internazionale Donne e Poesia raggruppa non solo lei come appassionata di poesia, ma anche tante altre sue amiche che hanno in comune questa passione. Le volevo chiedere se sul campo, quando ritornerete, se avete già organizzato qualcosa. Sì, abbiamo organizzato degli eventi online, ma avevamo preparato come sempre convegni internazionali, perché noi siamo direi specializzati in convegni internazionali, nel senso che ogni anno riceviamo scrittrici e anche scrittori da ogni parte del mondo. Quindi a marzo era già pronto per l'8 marzo. Anzi, noi celebravamo il 7, avevamo stabilito quella data, e però per disposizione governativa abbiamo Certo. rinviato. A maggio di solito abbiamo sempre un convegno internazionale con tanta gente che viene dalle varie parti del mondo e anche quello siamo stati costretti a rinviare, non ad eliminare.
che a rinviare, però continua sempre lo scambio di. Ed eccoci alla pagina sportiva, il calcio, oggi tredicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, con tre anticipi importanti che potrebbero valere molto per quanto concerne la lotta a scudetto. Si parte alle 17:15 con la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Sassuolo. I biancocelesti cercano il riscatto dopo la sconfitta subita in terra salentina ad opera del Lecce per 2-1, mentre prosegue la marcia del Sassuolo verso la salvezza dopo il confortante successo contro il Bologna. A Brescia sfida delicata per la Roma di Paolo Fonseca, che dopo la bella vittoria in rimonta contro il Parma per 2-1 cerca certezze e riscatti. Un po' meno il Brescia, che vuole cercare comunque di togliersi dalla zona retrocessione il più presto possibile. Infine alle 21:45 big match da non perdere a Torino tra Juventus ed Atalanta. La capolista del torneo, dopo la sconfitta ad opera del Milan, cerca il riscatto, ma non sarà facile contro l'Atalanta di Gasperini, che ha saputo del sorteggio di Champions che la vedrà opposta al Paris Saint-Germain, vuole continuare il suo sogno europeo. È tutto per questa edizione di Weekend Sabato. Le notizie le ritroverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Ci ritroviamo con la seconda edizione, come sempre, stasera alle 19:30. Grazie per l'ascolto e a più tardi.